Allora, oggi intanto vorrei ringraziare e salutare i Sicomoro, una band calabrese che tra l'altro inserisce nel loro repertorio delle canzoni che ho scritto io. La cosa mi fa molto piacere perché loro in questi giorni hanno fatto una specie di coordinamento home to home, no? I ragazzi della band si sono ritrovati collegandosi tramite tecnologia e suonando ognuno da casa loro, e hanno voluto fare un loro piccolo omaggio. La cosa che mi fa piacere è che abbiano scelto una canzone che ho scritto io circa 7 anni fa insieme al mio amico Ernesto Filippelli, che poi è il leader di questa band. E la cosa bella è che questa canzone si adatta perfettamente alla situazione attuale, e adesso vi spiego in 2 battute perché. Ovviamente al di sopra di ogni sospetto, come dicevo, la canzone l'abbiamo scritta 7 anni fa. Descrive una situazione, come dire, di un uomo, comunque dell'umanità in genere, che si trova un po' all'interno di una specie di caverna, di un tunnel, no? Schiacciata da una cappa di preoccupazioni, di pensiero, e quindi questo soggetto, questo individuo ideale descritto nella canzone, non riesce a vedere una luce in fondo al tunnel. Poi invece, piano pianino, man mano che avanza, sempre in maniera ovviamente, come dire, poetica, virtuale, insomma, così fantasiosa, perché poi le canzoni sono questo, lui comincia ad intravedere una luce e tutto sembra più chiaro. Cioè, piano piano lui riesce a uscire da questa caverna, da questo tunnel. Per cui mi sembra che questa canzone possa essere benaugurante. Io quindi ringrazio i Sicomoro per aver scelto quella luce, così è il titolo della canzone, per fare il loro saluto a tutti i loro fans, a tutti i loro seguaci, a tutti i loro cultori. E allora sentiamo questo piccolo video molto bello che hanno realizzato i Sicomoro, e poi riprendiamo il discorso. Per chi ci ascolta dal web, per chi vedrà il video anche dopo, quindi ho pensato di suonare quella luce. Che ne dite, raga? Sono d'accordo, io sono d'accordo. Andiamo. Perfetto, perfetto. Stai vagando dentro un sogno, senza una meta e ti domandi quanto ti manca. È giunto il tempo di cambiare, quanto ti manca per toccare in qualche prova più sicuro, forse un segno che ti porta a capire come mai strana è la voce che tu senti, capirne le parole, sono confuso senza senso, e ti domando come mai, quelle frasi sono vuote, perché mai non sai capire, se chi ti parla molto su. Yeah.
Bene, ringraziamo i Sicomoro, spero che la canzone sia stata di vostro gradimento, e mi sembra che le parole siano quelle giuste. C'è proprio questo percorso che parte da una situazione di buio, di solitudine, di paura, e poi si arriva in fondo a questo tunnel invece con una luce che si accende e quindi con una speranza per tutti. Ancora grazie ai Sicomoro e noi continuiamo a parlare.